Onorevole consigliere di Stato, signora Sadis, stimato presidente di Ticino Turismo, signor Solari, caro direttore di Ticino Turismo, signor Gagliardi, gentili signore, egregi signori, a nome del municipio vi porgo il più cordiale benvenuto da Airolo. Per noi è un grande piacere e un onore ospitare l'assemblea annuale di Ticino Turismo. A maggior ragione poi se l'odierna assemblea coincide con la festa di congedo del nostro concittadino Tiziano Gagliardi. Ci sono però altri motivi che giustificano la vostra presenza sul nostro territorio. Airolo si trova sulla via delle Genti e beneficia di un'ubicazione geografica straordinaria ai piedi del San Gottardo, un valico che un secolo dopo si conferma di grande rilevanza per i traffici europei. Airolo è stato un punto di incontro per mercanti, sommelieri, pellegrini e viandanti e meta privilegiata per villeggianti alla fine dell'Ottocento. Il villaggio ha poi subito importanti trasformazioni imposte dall'apertura di nuove vie di comunicazione e, nel tempo, è sopravvissuto a tragici eventi quali valanghe, frane e incendi. Gentili signore e egregi signori, ancora una volta l'assemblea delle TT si svolge purtroppo in un momento non favorevole per il turismo ticinese. I dati sull'inizio della stagione estiva confermano le difficoltà che, come sappiamo, sono in gran parte dovute alla crisi economica internazionale e alla forza della nostra moneta rispetto in particolare all'euro, ma che hanno anche origine in problemi più di natura strutturale nel nostro settore turistico. Non possiamo lasciare andare avanti questa tendenza limitandoci a denunciarla, ma dobbiamo essere capaci di creare un nuovo progetto attorno al turismo ticinese e di concretizzarlo con convinzione, anche perché le basi per farlo non mancano. Le numerose iniziative che negli ultimi tempi il Cantone ha messo in campo, alcune le ricordava anche il Presidente del Gran Consiglio prima del suo saluto, o che il Cantone ha cercato di favorire in maniera determinante, sono una chiara indicazione della volontà di modificare la rotta e di affrontare i problemi con un atteggiamento positivo, propositivo, costruttivo, ma soprattutto concreto.